Tendenza moda capelli primavera-estate 2019. Con noi abbiamo la nostra esperta di moda capelli, Marisa del gruppo Esprit, che è appena rientrata da Parigi perché ormai è una tappa fissa, no? Due volte all'anno, perché è importante anche vedere le tendenze e che... E questa nuova collezione si chiama Mix, quindi un insieme mi viene da pensare. Un insieme di cose. Un insieme di che cosa, Marisa? La collezione primavera-estate è molto bella, luminosa, colorata, come la stagione che andiamo incontro. Sì, poi la bella arancia che tu hai, voglio dire, già esprime. Collezione molto bella, colorata, però c'è con un fattore che è un'evoluzione che rilegge la tradizione. Come in tutte le evoluzione che rilegge la tradizione è molto importante. L'evoluzione è importantissima e quest'anno in maniera particolare c'è un'evoluzione, una voglia di creatività, una voglia di energia, una voglia di emergere in tutti i settori. Ecco, questa energia, questa luminosità la si ottiene attraverso tecniche particolari. Vedi, quest'anno è nata una tecnica in particolare di tagli, di in aggiunta ai nostri tagli, delle tecniche di tagli, in aggiunta per poter gestire molto bene e essere liberi. Quando si parla di gestire anche a casa volendo. Il movimento libero. E in aggiunta a tutto quello, il bagaglio che abbiamo, perché è la tradizione, però c'è questa evoluzione, voglia di dare la possibilità alla donna di gestire, di essere libera, nello stesso tempo molto disciplinata, molto con i piedi per terra, anche nelle colorazioni parliamo di colori luminosi ma molto naturali. Quindi la naturalezza è, diciamo, alla base, alla, no? Base. Perché poi si deve anche gestire a casa. Bravissima. Perché si pensa alla vita moderna, non tutti i giorni si può andare dal parrucchiere. Questi tagli che sono miscelati in geometrie, sfilature, ecco, qui viene fuori la professionalità, il discorso, la personalità è di fare il personaggio, ognuno il suo taglio. Quindi quando si parla di personalità si parla di personalizzazione, perché molto giustamente importante. Ognuno di noi abbiamo il nostro viso, il nostro vale, i nostri colori, ognuno c'è la nostra vita taglio, quotidiana. Il suo taglio in perfezione per gestirlo bene e essere all'altezza della situazione. Corto, lungo? Cioè... Tutto, Susanna, è importante ci sia un mix di spazi, perché c'è chi ha voglia di corto e chi ha voglia di lungo, però sempre con qualcosa di pizzico, di novità e di gestibilità e di soddisfazione da parte della donna. Senti, il fatto di andare a Parigi, no? Di ritornare poi, perché tu, voglio dire, quanti anni è? Tantissimi, che... tantissimi. Io la chiamo l'artigiana del tantissimi, capello. Tantissimi, tantissimi. Ecco, e vedere queste evoluzioni, queste passerelle che propongono sempre un qualcosa di più, però con un backstage, con un bagaglio come il tuo? È molto importante, perché ti nonostante gli anni, nonostante il bagaglio che c'è, ma arricchisce sempre. Perché giustamente è una formazione, si parla tanto di formazione. Sì, è un missaggio di cose, un confronto, tante cose, Susanna. Arricchisce sempre, un bagaglio che ci portiamo dietro meraviglioso. Perché è importante anche poi... Uno non può rimanere fermo, non si può rimanere fermo. No, detto da te è una bellissima soddisfazione. Non si può assolutamente rimanere fermi anche per quanto riguarda appunto la moda capelli. Il fatto di personalizzare, ecco, l'ascolto, il fatto di mettersi e ci si guarda nel vis-à-vis, no? È importante. La donna. Capire la donna, tante cose della donna, il tipo di vita, quello che vuole, quello che ha nel momento. La parte più importante è il dialogo. Il dialogo non deve mai mancare, mai come ora ce n'è bisogno. Mi viene anche da pensare al fattore di come poi si gestisce a casa un capello, perché la cura del capello è importante, perché sennò non si riesce poi ad avere un risultato finale ottimale. Quello è importantissimo da parte nostra, di seguire la donna, consigliarla al massimo, anche se oggi la donna non viene più frequentemente come una volta, cioè, per svariati motivi, svariati motivi, ma non c'è tempo, fretta, tante cose. È proprio per quello, quando siamo in contatto, di dare il massimo dei consigli, perché sì, tutto quello si ottiene se abbiamo dei capelli sani. E quindi anche consigliare, perché e questo si può fare benissimo anche la parte della tricologia è importante. Ma questo si può fare benissimo anche a casa. L'essenziale è, quando uno si sofferma, soffermarsi sul punto giusto, se le persone che hanno coscienza e professionalità, mi verrebbe anche brava, da dire. Brava. Allora, ribadiamo un concetto, mix, questa tendenza di moda capelli, primavera estate, proprio di quest'anno. Luminosa, bella, vivace. Allora, andiamo, luminosa. Creativa, vivace e
personalizzata, perché io penso sia la parola chiave. Allora io ringrazio la nostra esperta moda capelli con queste bellissime immagini che sono appena arrivate da Parigi, perché sono di Parigi. Per averci appunto parlato di queste tendenze moda capelli di primavera estate 2019.